Aforismi sul lavoro e sulla politica di Henry David Thoreau. Henry David Thoreau è stato un filosofo, uno scrittore e un poeta americano vegetariano nato a Concord il 12 luglio del 1817 con il segno zodiacale del cancro e morto, nello stesso comune, il 6 maggio del 1862 all'età di 45 anni. Fu inizialmente influenzato dalla corrente del trascendentalismo, ovvero quel movimento di pensiero che, partendo dall'idealismo di Kant, esaltava i rapporti tra il singolo individuo e la società, nonché la natura che lo circondava. In seguito, Henry David Thoreau elaborò poi un suo solido pensiero che lo portò a vedere l'ambiente come l'oggetto ultimo sia delle pratiche filosofiche che della fonte del benessere come pure della soluzione a tutti i problemi esistenziali. I suoi scritti più importanti sono Walden, ovvero La vita nei boschi, scritto tra il 1845 ed il 1847 e pubblicato nel 1854, nel quale l'autore statunitense riflette sul rapporto tra l'essere umano e la natura, oltre che sulla corretta alimentazione umana, la quale dovrebbe essere, secondo lui, esclusivamente vegetale, nonché il saggio Disobbedienza civile, pubblicato nel 1849, nel quale egli sostiene che è ammissibile il non rispetto per le leggi quando queste vadano contro i diritti e la coscienza umana. Quest'ultimo scritto sollecitò talmente tanto le menti degli oppressi che arrivò a ispirare i primi movimenti di resistenza e protesta non violenta che ebbero il loro massimo sotto le figure del russo Tolstoi e dell'indiano Gandhi. Quelle che qui vi recito sono alcune delle sue più rilevanti frasi sul lavoro e sulla politica che mi hanno maggiormente colpito studiando i suoi scritti. Aforismi sul lavoro di Henry David Thoreau. Gli uomini sono diventati gli strumenti dei loro stessi strumenti. Quanto vano il mettersi seduti a scrivere quando non ci si è posti eretti a vivere. Non è abbastanza essere indaffarati, lo sono anche le formiche. Il punto è, indaffarati a fare cosa? Ogni vestito è pietoso e grottesco quando non è indosso all'uomo. Per me gli agricoltori sono rispettabili e interessanti in proporzione alla loro povertà. Sii fedele al tuo lavoro, alla tua parola, al tuo amico. Nulla di grande mi è stato raggiunto senza entusiasmo. Ho sempre favorito l'acquisizione di abitudini strettamente commerciali. Sono indispensabili a ogni uomo. Quasi ogni uomo sa come guadagnare del denaro, ma nemmeno uno su un milione sa come spenderlo. È difficile iniziare senza prendere in prestito. Una generazione abbandona le imprese di un'altra come navi in secca. Il successo di solito arriva a quelli che sono troppo occupati per stare a cercarlo. Fa bene al corpo il lavoro del corpo, bene all'anima il lavoro dell'anima e bene a entrambi il lavoro degli altri. La cosa migliore che una persona può compiere per il suo sviluppo culturale, quando è ricca, è di cercare di attuare quei progetti che aveva coltivato quando era povero. Noi abbiamo gran fretta di costruire un telegrafo dal Maine al Texas, ma il Maine e il Texas potrebbe darsi che non abbiano nulla di importante da comunicarsi. Molte persone vanno a pescare tutta la loro vita senza sapere che non è il pesce quello che stanno cercando. Guardati da tutte le imprese che richiedono nuovi vestiti e non piuttosto una nuova persona che indossi i vestiti. Gli uomini dicono che un punto di ago e filo, a tempo debito, ne salva 9 e così prendono 1000 punti oggi per salvarne 9 domani. Vale la spesa di giornate di giovinezza e di ore costose se impari solo alcune parole di un'antica lingua, che sono state coltivate fuori dalla banalità della strada per essere perpetui suggerimenti e provocazioni. Molti si credono troppo superiori per farsi mantenere dalla città, ma più spesso succede che non siano tanto superiori da non mantenersi con mezzi disonesti, cosa che dovrebbe essere assai più disonorevole. Ciò che i vecchi vi dicono che voi non potete fare, fatelo, così scoprirete che invece ne siete capaci. Azioni vecchie per i vecchi e azioni nuove per gente nuova. I giovani raccolgono materiali per costruire un ponte con la luna, o forse un palazzo o un tempio sulla terra, e, alla fine, la persona di mezza età decide di costruire una legnaia con quei materiali. Iniziare con dei prestiti è forse la maniera più generosa per permettere così agli altri uomini di avere un interesse nella vostra impresa. Se tu dai del denaro, stai spendendo te stesso con esso, non lo stai semplicemente abbandonando agli altri. La fretta crea gli sprechi,
nella vita non meno che nei lavori casalinghi. Credo che non esista niente, neppure il crimine, maggiormente contrario alla poesia, alla filosofia e alla vita stessa che questa incessante smania per il business. Aforismi sulla politica di Henry David Thoreau. Non è desiderabile coltivare un rispetto per la legge né per il diritto. Non può avere diritti esclusivi sulla mia persona e proprietà tranne quelli che io gli concedo. Il governo migliore è quello che governa meno. Qualunque uomo che abbia ragione più del suo compagno costituisce già una maggioranza di uno. L'oppressore non si rende affatto conto del male che implica l'oppressione fin tanto che l'oppresso l'accetta. È duro avere un sorvegliante sudista, ancora più duro averne uno nordista. Peggio di tutto, però, essere negrieri di se stessi. Io mi rifiuto di pagare le tasse al cui impiego ritengo destinato a scopi ingiusti e immorali. Non ci sarà mai uno Stato davvero libero e illuminato fino a quando esso non riconosce l'individuo come un potere superiore e indipendente, da cui tutto il suo potere e autorità derivano, e tratti l'individuo secondo questo principio. Quando la persona soggetta ha rifiutato obbedienza, il pubblico ufficiale ha dato le proprie dimissioni dall'incarico, allora la rivoluzione sarà compiuta. Sotto un governo che imprigiona le persone ingiustamente, l'unico posto per un uomo giusto è la prigione. I nostri costumi sono stati corrotti a furia di comunicare con i santi. I nostri libri dei salmi risuonano di armoniose maledizioni contro Dio e lo sopportano sempre. Semplicità, semplicità, semplicità. Dico che i vostri affari siano due o tre e non 100 o 1000. Invece di 1 milione contate mezza dozzina e tenete i vostri conti sull'unghia del pollice. Confucio disse: se uno Stato è governato dai principi della ragione, povertà e miseria sono oggetto di vergogna. Se uno Stato non è governato dai principi della ragione, ricchezze e onori sono oggetto di vergogna. Il soldato che si rifiuta di prestare servizio in una guerra ingiusta è applaudito da coloro che non rifiutano di sostenere l'ingiusto governo che fa quella guerra. La storia di Romolo e Remo allattati da una lupa non è una favola senza senso. I fondatori di ogni stato che è salito alla gloria della storia hanno tratto il loro nutrimento e il vigore da una simile fonte selvaggia. Lasciate che ogni uomo renda noto il tipo di governo che otterrebbe il suo rispetto e quello sarà un passo verso l'ottenerlo. Il governo è, nell'ipotesi migliore, solo un espediente, ma la maggior parte dei governi sono di solito espedienti inutili e tutti i governi sono tali di quando in quando. Tutti gli uomini riconoscono il diritto alla rivoluzione, quindi il diritto di rifiutare l'obbedienza ed opporre resistenza al governo quando la sua tirannia o la sua inefficienza siano grandi e intollerabili. Le nazioni sono invasate dall'insana ambizione di perpetuare il ricordo di se stesse con l'ammasso di pietre scolpite che lasciano. Non sarebbe meglio se le stesse preoccupazioni le rivolgessero al raffinare e migliorare i costumi? Un po' di buonsenso sarebbe più degno d'essere ricordato che non un monumento alto quanto la luna. Preferisco vedere le pietre al loro posto. Per quanto riguarda le piramidi, non vi è nulla di cui meravigliarsi quanto il fatto che si siano potuti reperire così tanti uomini degradati al punto da spendere le loro vite nella costruzione di una tomba per qualche stupido ambizioso, che sarebbe stato più saggio e virile annegare nel Nilo e gettare poi in pasto ai cani. La legge non ha mai reso gli uomini neppure poco più giusti, e anzi, a causa del rispetto della legge, perfino gli onesti sono quotidianamente trasformati in agenti di ingiustizia. Non vi sarà mai uno Stato realmente libero e illuminato finché lo Stato non giunga a riconoscere l'individuo come un potere più elevato e indipendente, dal quale derivino tutto il suo potere e la sua autorità, e finché esso non lo tratti di conseguenza. E questo lo chiamiamo un paese di uomini liberi, chiede amaramente. A che serve essere liberi da Re Giorgio se continuiamo a essere schiavi di re pregiudizio? Che importa nascere liberi se liberi non si vive? Che valore ha la libertà politica se non è un mezzo per conquistare la libertà morale? È una libertà di essere schiavi o una libertà di essere liberi, quella di cui tanto ci vantiamo?
Accetto di tutto cuore l'affermazione: il governo migliore è quello che governa meno, e vorrei vederla messa in pratica più rapidamente e sistematicamente. Se attuata, essa porta infine a quest'altra affermazione, alla quale pure credo: il migliore governo è quello che non governa affatto, e quando gli uomini saranno pronti, sarà proprio quello il tipo di governo che avranno. Coloro i quali non conoscono fonti più pure di verità e che non ne hanno risalito il corso, restano fedeli, e saggiamente, alla Bibbia e alla Costituzione, e vi si abbeverano con riverenza e umiltà. Ma coloro che la vedono sgocciolare in questo lago o in quella pozza, si mettono ancora una volta all'opera e continuano il pellegrinaggio verso la sorgente. Non sono molti i momenti in cui vivo sotto un governo, persino in questo mondo. Se un uomo è libero nel pensiero, nella fantasia, nell'immaginazione, in modo tale che ciò che non è non gli appare mai per molto tempo come ciò che è, non è detto che governanti o riformatori stolti riescano a ostacolarlo. Non mi interessa seguire il percorso del mio dollaro, ammesso che sia possibile. Fino a che questo non compri un uomo o un moschetto con cui sparare a qualcuno, il dollaro è innocente, ma mi preoccupo di seguire gli effetti della mia obbedienza. Su richiesta dei consiglieri comunali, acconsentì a fare per iscritto una dichiarazione di questo genere: sia noto a tutti con questo documento che io, Henry True, non desidero essere considerato membro di alcuna società alla quale non ho aderito. Consegnai questa dichiarazione al segretario comunale, che la conserva tuttora. Se avessi saputo come identificarle, mi sarei dunque ritirato accuratamente da tutte le società per le quali non avevo firmato, ma non sapevo dove trovare l'elenco completo. Naturalmente, non è che l'uomo abbia il dovere di dedicarsi all'estirpazione del male, anche del più smisurato. Giustamente, può avere altre faccende di cui occuparsi, ma è suo dovere, perlomeno, tenersene fuori. E, se il suo pensiero ne è lontano, non deve aiutare il male di fatto. Se mi dedico ad altri scopi e progetti, per prima cosa devo almeno verificare che non li sto perseguendo stando seduto sulle spalle di un altro uomo. Prima di tutto devo scendere da lì, di modo che anche lui possa perseguire i suoi obiettivi. Quando un sesto della popolazione di una nazione che si è impegnata ad essere il rifugio della libertà è formato da schiavi, e un intero paese è invaso e sottomesso ingiustamente da un esercito straniero ed è soggetto alla legge marziale, penso che non sia troppo presto per gli uomini onesti per ribellarsi e fare una rivoluzione. Ciò che rende questo compito ancora più urgente è il fatto che il paese assoggettato non è il nostro, ma nostro è l'esercito invasore. La massa degli uomini serve lo Stato in questo modo, non come uomini soprattutto, bensì come macchine con i propri corpi. Essi formano l'esercito permanente, e la milizia, i secondini, i poliziotti, i post comitatus, eccetera. Nella maggior parte dei casi non ve n'è alcun libero esercizio della facoltà di giudizio del senso morale, invece si mettono allo stesso livello del legno e della terra e delle pietre, e forse si possono fabbricare uomini di legno che serviranno altrettanto bene allo scopo. Uomini del genere non incutono maggior rispetto che se fossero di paglio o di sterco. Hanno lo stesso tipo di valore dei cavalli e dei cani. Tuttavia, persino esseri simili sono comunemente stimati dai buoni cittadini. Altri, come la maggior parte dei legislatori, dei politici, degli avvocati, dei ministri del culto e dei funzionari statali, servono lo Stato principalmente con le proprie teste, e dato che raramente fanno delle distinzioni morali, sono pronti a servire nello stesso tempo il diavolo, pur senza volerlo, e Dio.